È stata prima di tutto una grande festa del ciclismo, la Gran Fondo Editha Pucci-Skaite ha spento le 10 candeline in una giornata perfetta, fatta di passione, solidarietà e partecipazione. Anche il meteo ha fatto la sua parte nel secondo giorno d'estate. Piazza del Duomo, domenica 23 giugno, si è quindi colorata fin dalle prime ore del mattino, gremita di ciclisti e cicliste arrivati da ogni parte d'Italia, ospiti d'eccezione anche un gruppo di amiche e amici lituani della campionessa del mondo, Editha Pucci-Skaite, vincitrice tra gli altri del Tour de France e del Giro d'Italia. La Gran Fondo organizzata dall'Avis Bike Pistoia si pone l'obiettivo di promuovere la donazione del sangue, la cultura della solidarietà nello sport, di promuovere il territorio, ma soprattutto di offrire agli amanti delle due ruote a pedali una giornata di sudore, natura, cultura, buona cucina e tanto divertimento. La manifestazione ha avuto anche un risvolto benefico. Per ogni iscritto, l'Avis Bike ha donato 3 euro al progetto Emergency a favore dell'ospedale pediatrico di Bangui. Dal 2009 la società ha dato in beneficenza oltre 26.000 euro. La partenza alle 7.25 è spettacolare dalla bellissima piazza del Duomo a Pistoia. Dalla piazza hanno sfilato verso via Roma, il centro della città, quasi 900 ciclisti. La Gran Fondo Editha Pucci-Skaite è valida come manifestazione del circuito toscano di cicloturismo WISP, del Giro del Granducato di Toscana, del Toscana Challenge, come quarto memorial Michele Maccherelli e del 46esimo memorial Francesco e Paolo Facciullacci, gestori del Circolo di San Tommaso. Al via appassionati delle bici da corsa e della mountain bike, 5 i percorsi previsti, 4 per la bici da corsa, il corto di 59 km per 530 metri di dislivello, il medio di 83 km per 1949 metri, il fondo di 115 km per 2846 metri e il gran fondo di 144 km per 3805 metri di dislivello. Impegnativo anche il percorso dedicato al fuoristrada di 51 km per 1500 metri di dislivello. Nell'edizione 2019, per mettere quel pizzico di adrenalina nel sangue, è stato inserito anche un tratto cronometrato in salita di 2,2 km, la cronoscalata di Spignana. Inseriti anche due tratti di strade bianche facoltativi per aggiungere un fascino eroico all'evento. Particolarmente apprezzati i ristori, ben 7 per i percorsi su strada, 1 per quello dedicato alla mountain bike. Ogni punto di ristoro è stato caratterizzato da prodotti tipici locali, come biscotti casarecci al cioccolato, i crostini rustici o le coccole stracchino cotti sul posto al ristoro di Spignana. La piccola frazione nel comune di San Marcello Piteglio, il ristoro ormai divenuto appuntamento tradizionale immancabile della tappa della Gran Fondo. È venuta la foto? Venuta, sì. La foto con Editha Pucci-Skaite non è da poco. Non è da poco, ma poi abbiamo fatto anche una manifestazione con lei al Giro d'Italia, della Via Francigena, che partiva qui dalle vedute. Ed è sempre un piacere. Sempre un piacere, poi una campionessa come lei. Insomma, com'è per ora? Bene, bene, una bella manifestazione. Buongiorno. Diciamo una grande organizzazione, insomma ormai sono 10 anni che le organizzano e noi come squadra partecipiamo sempre in blocco, perché è una manifestazione molto importante per la città di Pistoia e per la montagna pistoiese, soprattutto per tenere vivo, ecco, questi paesi che oggi ci hanno ospitato veramente in maniera alla grande, veramente. Due con la maglia finalmente Gran Fondo di Editha Pucci-Skaite. Non sai neanche da dove veniamo, io dalla provincia di Lodi, sono Giacomo. Io da Milano, Mario. Perché la Gran Fondo di Editha Pucci-Skaite? Ah, intanto perché i percorsi e i posti sono bellissimi, e poi perché solidarietà, per fare gruppo, conoscere posti nuovi e gente nuova. Voi fate il lungo, che percorso fate? Data l'età, penso sì, lungo, a Gran Fondo no, ormai 60 sono passati, 70 anche, quindi... Vabbè, è comunque una buona pedalata. Assolutamente sì, molto bella, anche perché è caldo, dentro si sta bene, fresco, però... Sta bene, sì. Però è bella. Allora, sentiamo Rita dopo l'abbraccio di Editha Pucci-Skaite, com'è per ora? Pesantina, però bellissima. E poi l'accoglienza qua è sempre uno spettacolo.
Dal ristoro di Spignana a quello dell'Abetone a quota 1388. Qui il caldo è meno opprimente, ma i chilometri in salita diventano davvero impegnativi. Per i più temerari, più allenati, il percorso Gran Fondo prevede un anello finale che da Abetone raggiunge Fiumalbo in Emilia e ritorna alla piazza dell'Abetone. Da qui verso l'ultimo ristoro di Prataccio. Si riparte con un tratto di lievi salite e discese per raggiungere infine la pianura Pistoia, quindi l'arrivo al circolo di San Tommaso. A tutti i finisher, sulla linea del traguardo, la consegna della medaglia meritata. Tanti comunque i premi previsti alle prime 30 società strada e le prime 5 MTB, alle società più numerose provenienti da fuori regione, al team arrivato da più lontano e ai primi assoluti della cronoscalata di Spignano. Tra gli ospiti Achille Abbondanza, testimonial FIMARP, Federazione Italiana Malattie Polmonari, affetto da fibrosi polmonare idiopatica, che ha pedalato la Gran Fondo con l'obiettivo di portare attenzione su questa tremenda malattia. Tra i premi consegnati anche quelli creati dalle ragazze e dai ragazzi disabili, ospiti della Fondazione Mike di Pistoia, che hanno realizzato nel proprio laboratorio di ceramica tre autentiche opere, una delle quali chiamata I colori dell'anima. A fare un bilancio della giornata è la stessa campionessa Edita Pucinskaite. È stata una manifestazione straordinaria, e essere veramente soddisfatti, tanti partecipanti, soprattutto tante belle impressioni, perché il nostro obiettivo non è battere record, ma regalare delle belle emozioni alla nostra gente. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo viste le impressioni e i ringraziamenti delle persone. E la giornata ci ha dato una mano, e la bontà dei vari ristori, associazioni che hanno collaborato ci ha dato una mano, e sicuramente ci hanno facilitato tutto il lavoro, però sicuramente il merito è di tutta l'Avis Bike, straordinaria squadra che sacrifica tutta se stessa per riuscire a realizzare questa bella giornata, quindi siamo molto 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 felici. Senti, una decima edizione però è sempre diversa da una nona, no? Un numero, è una cifra che dà una certa emozione. Sicuramente, è una doppia cifra, quindi dà una sensazione di che qualcosa, che un tratto di strada, un bel tratto di strada è già stato fatto. Siamo entrati in un nuovo numero e siamo diventati un pochettino più grandi. E bello, sì, un bel decennale celebrato da questa bella giornata e da gioia di tutti i partecipanti. Allora, un commento su questa decima edizione della Gran Fondo Edita Pucinskaite direttamente dalla sorella di Edita. È stata una giornata veramente fantastica e sta diventando questa manifestazione sempre più internazionale, quindi oltre 20 lituani, lei che è lituana viene da Bruxelles, e abbiamo avuto atleti olandesi, canadesi e provenienti da altri paesi, quindi viva questa gara che sta diventando sempre più mondiale. Il Gran Fondo. Una rilevanza mondiale, tua sorella non si stanca di essere internazionale. Volevo assaporare la giornata, diciamo, internazionale, quindi ho realizzato anche questo sogno di partecipare qui. Labai labai ačiū visiems lietuviams, šaunuoliai esat, tikrai tikrai esat patys šauniausi, geriausi, aš tikiuosi kitais metais irgi būsit ir jūsų gretos bus dar didesnės. Ačiū visiems, ačiū.